Vieni!
Non perdiamo tempo. Dai, in fretta, giù. Aiutami. Sono presto. A parlare da solo adesso? Senti un po', non ti sembra che sarebbe ora di dividere? Vorrei passare la frontiera messicana prima che faccia notte. Sì, parlavo proprio da solo e stavo dicendo che il colpo è grosso. Certo, lo abbiamo fatto tutti insieme. È stata una bella festa tra amici, tanto oro, tanta allegria. Ma ora dobbiamo dividere. Beh, non ti pare? Dividere con chi? Ehi, muchacho! Il sole del deserto ha dato in testa Oax come un bicchiere di tequila a digiuno. Avete sentito? Dice che non sa con chi dividere. Non so se avete sentito bene. Così ha detto. Hanno sentito bene. Hanno sentito bene. Ne ho fatta troppa di strada per mettere le mani su questi sacchi d'oro. Ho dovuto sopportare il puzzo della vostra pelle grassa. Noi non dividiamo l'oro con degli sporchi messicani. Tira su le mani. Che passa? Anche tu. Tienile su bene in alto, pelle unta. Bastardi, non sei furbo abbastanza. Potrete farvi delle belle partite ai dati. Dico bene, capo? Ammazzarci senza offrirci un bicchierino di tequila. Questa sia una verdadera merda. Contenti, potrete continuare a parlare il vostro spagnolo tutta quanta l'eternità. E non ci sarà gringo ad impedirvelo. Avete delle belle discussioni col diavolo. E tu, mezzo sangue, come parlerai? Inglese o spagnolo? Non ho mai fatto differenze con gli amici. E tu lo sai. Sei un porco.
ti sono mai stato così amico, con tutto quest'oro che mi lasci. Che calore, mucchito di acqua. Ma che fate? Non fatevelo scappare! I cavalli! Carretta i cavalli! Ricorso! Cosa aspettate a muovervi? Prendetelo! Prendete i cavalli! Attento, sparatelo! Oh, andrai lontano questi cavalli, Oax! Dall'altra parte, Charlie! Dall'altra parte! Non fate scappare i cavalli! Su, in fretta, non perdiamo più tempo. Ti hanno messo nei guai, Charlie. Dobbiamo sbrigarci. Non so se è ben fatto, Charlie. Non lo so proprio. Una bella scarica. A chi è stato oro? Sì, è tuo oro, quello per cui sei morto. Ne abbiamo fatto delle pallottole. Sono più penetranti del piombo. Per te che hai visto lampeggiare il fuoco della morte, l'oro adesso ti potrà servire solo così. Staremo con te, ti serviremo. Ma tu ci dovrai parlare dei verdi pascoli dove sei stato e da dove sei tornato. Tu che li hai potuti vedere con la luce accecante della morte, ci dovrai parlare delle grandi mandrie, la nostra gente, dei nostri grandi capi morti. Di tutto questo tu ci parlerai e noi ti seguiremo e ti serviremo. Guardate un po' voi, che paese di me. È
posto strano. Non entriamo, Oax. Dove vuoi arrivare senza cavallo? E cosa mangiamo? I sassi del deserto? Io c'ho fame, ragazzi. E quando io c'ho fame, ragazzi, non ho paura di nessuno. C'ho troppa fame per aver paura. Dici bene, padre, è un paese come un altro. Non vedo proprio di cosa aver paura. Non c'è nessuno qui che dice di aver paura. E che forse non siamo abbastanza lontani. Lontani da che cosa? La strada è questa. L'abbiamo già scelto. Voi rimanete qui con gli animali, non vi spostate per nessuna ragione. Voi altri, andate al magazzino. Woody, Carly, pensateci voi alle vette. Voi due, venite con me. Buongiorno a tutti, hombres. Delizioso paese il vostro. È la prima volta che passo da queste parti, ma di rado mi sbaglio. Si vede subito che siete gente simpatica. Non c'è nessuno che venda cavalli tra voi? Stiamo andando al nord e siamo rimasti a piedi. Perché i pochi cavalli che avevamo non ce l'hanno più fatta. Fermiamoci, ho detto. Ed eccoci qua. Cosa aspetti a buttare le carte, Norton? Eccoti servito. Doppia copia agli assi. Non capisco perché ride uno rimasto senza cavalli. Piantala, Evan. Cavalli ce ne sono, ma costano cari da queste parti. Non vi preoccupate, padrone. Siamo gente che lavora e abbiamo da pagare. Whisky per tutti. Da qui. È di quello buono, spero. Avete l'aria di venire da lontano. Non si va dalla strada quando si cerca lavoro. E se la paga è buona. Sì, coi tempi che corrono fa piacere incontrare gente che lavora. Ai tipi come voi basta dare un'occhiata. Si capisce subito che siete dei gran bravi ragazzi. Ne avete addosso di polvere? Avete attraversato il deserto, vero? Avete fatto la strada più scomoda per arrivare in questo paese. Buon per voi, no? Che ci guadagnate sui cavalli. Un affare è come una partita a carte. Allora, padrone, abbiamo fretta. Vi ho già detto che qui i cavalli costano. Allora, gioco. A me piace il gioco. Che vi fa schifo? Ci hanno pagato con questo. Quanti cavalli vi servono? 9. E ne avete dell'altro per pagarli tutti? Certo. Farò in modo di procurarveli. Ehi, tu, Ricci! Suona qualcosa per i ragazzi. Flori! Flori! A cosa aspetti a scendere? Abbiamo gente venuta da lontano che vuole divertirsi. Fa sentire la tua voce. La notte, tacci dentro! Vieni sull'ambiente. So nice, my town. My town, there ain't no other on the map. Bella donna, eh? Un tipo fine e bella voce. I want to tell you, stranger, 'cause you're new on the scene. I tell you that this town is the best in the land. My town is so nice. My town is so nice. And I know what you want to be staying forever. You have trailed from the desert
Desiderate altro? No, credo che possa bastare. Allora, vediamo un po' cosa abbiamo preso. Vedo che vi servono molti viveri. Eh sì, ne abbiamo di strada da fare. Andiamo su al nord per lavoro. Allora, carne affumicata, fagioli, caffè, zucchero... Ehi, ci aggiunga una decina di scatole di cartucce calibro 12. 10 scatole? Ma se andate a caccia non troverete abbastanza selvaggina. Ce n'è, ce n'è. Un momento, per favore. Torno subito. Che ci sono banditi e sono pieni d'oro. Ehi, Scott, sbrighiamoci. Abbiamo preso tutto. Un momento, sto legando i sacchi. Dobbiamo raggiungere gli altri. My town is so nice, my town. I know you'll be staying on forever. Tell of your wants and remember that your time may be limited. It's so nice, my town, my town. Ox, senti, non hai anche tu la strana impressione che ci sia troppo buio qua dentro? Stupido. È il sole del deserto che ci portiamo ancora dietro. Non muoverti, sei ancora debole. Ma io mi sento bene. Le mie ferite sono già chiuse. Non si potrebbe correre di più? Il cavallo è vecchio, non ha fretta. Ma allora non li raggiungeremo mai. Uomini che hanno fame, sete e pochi cavalli non possono correre. E si devono fermare. C'è un villaggio più avanti. Molto lontano? No, laggiù, dietro le montagne, dove finisce il deserto. Come si chiama questo popolato? Non so come lo chiamano gli uomini di pelle bianca. Il nostro popolo lo chiamava il campo dell'angoscia. Venite con me! Vamos, hombre! Via, via, correte! Nessuno si deve salvare! Tutti insieme! E aspettate voi! Stanno sparando! Su, correte! Andiamo, non facciamoci scappare! Di corsa, di corsa! Attento! Sotto, sotto! Da questa parte! Fre-
prendilo! Su! Preso! Preso! Correte! La corda! La corda! Eccolo! Chirino, forte! Hai finito i tuoi giorni, nonno! Sulla forca! Sulla forca! Sulla forca! Puoi fare a meno di gridare! Questa è finita! Dove lo impicchiamo? Laggiù! Alla bella tuyo! Subito! Senza perdere tempo! Ce ne sono altri! È ancora vivo. Cosa aspetti, Hawkins? Tienilo forte, non mollarlo! È pericoloso! Volevi tagliartela la barba! Ecco la corda, una bella corda robusta. Tenetelo! Non vuol saperne! Prega, figliolo, prega, prega! Forza, tira! Assassino bandito! Hai finito di cogliere le strade! Taglia come! Portiamolo laggiù, insieme agli altri! Tieni, Slim! Fagli vedere come conosci il mestiere! Aspettalo bene! Fa un lavoro pulito! Hai finito di far paura alle persone oneste! Va bene, Slim! Un trattamento delicato! Pietro! Abbiate pietà! Ridatemi il mio sicaro! Accontentalo! Prendomi il limone! Pronto per la giustizia! Che aspetti? Ehi! Forza! Tutti insieme! Ancora un colpo! Questo è un paese di gente onesta. Non c'è posto per ladri e assassini. Forza! Ancora! Basta! Basta così! Attento al sangue, gocciola come un maiale. Guardate! Si muovono ancora! Allora parlacce dure! Vida! Sono dei diavoli! Assassini, banditi! Non ci può essere misericordia per voi in questo paese! È la mano del Signore che vi colpisce! Guarda quello come balla la gita! Tira fuori la fisarmonica, Slim! Le facce, non le vedi le facce! Fanno smorfie come le rote appena pescate! Venite qua, c'è un altro! Ma quello è il capo! Non lasciamolo scappare! Sì, andiamo! Non scappare! Via, forza! Andiamoci! Prendiamolo! Eccolo! Ecco! Ecco ragazzi! Ricorda! Vediamo! Attenzione! La non sfidare oltre la collera degli onesti! Arrenditi! Nessuno che abbia un po' di coraggio, $500 a chi lo fa fuori!
Attento, lì! Dall'inferno! Spara se non sei un fantasma! Spara! Spara! Accidenti, l'ha riempito di piombo. Eppure è ancora vivo. Meglio così. M'è conciato proprio male. Certe volte è preferibile essere morto. Pari bene, forestiero, ma sei un gran macellaio. L'hai cucinato a dovere. Direi che te ne sei guadagnato i $500. Ma cosa aspettiamo? Inficchiamolo con gli altri. Dateci una mano, su, alziamolo. Voi per le gambe, su. Aspettate un momento. Aspettate, ho detto. Mettetelo giù. Quest'uomo mi interessa. Lo voglio dire. Ha qualcosa da raccontarmi prima. C'è sempre tempo per impiccarlo. Ma perché salvarlo? Tanto deve finire sulla forca, anche lui. Pancio! Eccomi qua, ai vostri ordini, signor Sor. Pensaci tu che te ne intendi. Togligli un po' di piombo e dammelo vivo. Su, ragazzi, aiutatemi a portarlo via. Cos'è questo? Però mi sarebbe piaciuto impiccarlo subito. Non sempre la pietà è lodevole. Chi parla qui di pietà? Ho ricevuto delle informazioni su questi uomini. Straccioni senza scrupoli, predoni e assassini, lo sappiamo. Abbiamo fatto il nostro dovere. Nascondevano qualcosa sotto i loro stracci. Sicuramente un'anima perversa. E noi abbiamo fatto giustizia. Ah! Per quel che me ne importa, la giustizia me la lascio tutta quanta. Io cerco qualcosa d'altro. Accompagnami, Willy. Dovrà parlare, lui o qualcun altro. Ci ritenga a sua disposizione, signor Sarno. Meglio per voi.
Intanto andiamo a vedere che miracoli può fare il nostro Pancio. Ermano, vorremmo sapere da te se restiamo o ce ne andiamo. Credo che resterò. Lo sapevamo. Prendi, dagli da bere. No, ti fa bene ai capelli questo. Pancio, lo devi salvare. Il suo cadavere non mi servirebbe a niente. Farò del mio meglio, signor. Avanti, opera. E smettila di gridare che non è niente. Continua pure, Pancio, svelto. Lo ripeteremo in sesto, vero? E lui sarà contento di raccontarci la storia della sua vita. Una storia abominevole di crimini e di delitti. Non voglio ascoltarla, mi allontanerò. Ma io adoro le memorie autobiografiche. Lo starò a sentire avidamente. Voglio sperare che la nostra parola di cittadini per bene valga molto di più delle menzogne di un criminale. No, Tumbler. Per me la solita bibita di sciroppo di lamponi. Bravo, Pancio. L'hai acchiappato. Ci sa fare come un vero dottore. Ma questo è oro. Oro? Oro! Prendi il coltello! Che succede? Tiratevi indietro! Indietro! Che hai fatto, disgraziato? Lo hai ammazzato! Perdonami, Sorro, è tutta la vita che cerco oro senza trovarlo e quest'uomo ne è imbottito. È vero? È pieno d'oro, signor Sorro. Una pallottola d'oro. Ma qui c'è qualcuno che vuole scherzare. Perché? Non è morto? L'oro è un modo infallibile per uccidere. Sì, sì, non c'è che dire, è morto. Però è un modo costoso per qualsiasi pistolero. Roba da $30 al colpo. Un investimento che rende. Credo di essermi guadagnato i miei $500, vero, signor Tumbler? Cosa? $500? E da quando qua sei così generoso? Non è per me, ma per il bene pubblico. La gramigna va estirpata a qualsiasi prezzo. Non devi far molto conto sull'oro se lo usi per la pistola. L'oro serve a quel che serve. Ecco i tuoi $500, forestiero, se è questo che sei venuto a prendere. In questo momento ho più bisogno di un letto. Mi pagherai domani? Non ho fretta. C'è una camera per me, ragazzo? Sì, signore. Subito, signore. All'aria di venire da lontano. Come tutti i vagabondi.
E allora, che ne facciamo di questo? Lo portiamo fuori insieme agli altri. Ascoltami bene, Templer. In questo paese nessuno dà niente per niente. Avete avuto una gran fretta di ammazzarli tutti. E il forestiero vi ha dato una mano. E adesso quello non può più parlare. Era gente troppo pericolosa. Non potevamo aspettare. Non sto parlando di loro, ma di quello che avevano. Un carico d'oro. È questo quello che cerco e voglio. Non le pallottole di quel forestiero. Fatelo saltar fuori, vi dico. Non voglio perdere tempo. Ti hanno informato male, Sorro. O qualcuno forse ci deve essere scappato. I miei ragazzi sono svegli, hanno gli occhi aperti e qui intorno la terra è tutta mia. Non può passare nessuno senza che io lo sappia. Qui c'è Hagerman che può testimoniare. No, il testimonio non sono io, ma quello lassù che ci ha guidati. Lo faremo parlare, lo faremo parlare. Venite voi, voilà. No! Firmato con una croce. Perché non gli hai dato i suoi soldi e non l'hai mandato via? Non li ha voluti, voleva dormire. Senti. Non dorme affatto. Da quando è entrato non si sente camminare. Domani gli darò i suoi soldi e se ne andrà. E noi, ti prego, non avere debolezze con nessuno. Mano quello che hai sempre sognato. Non temere, sarò spietato. E finalmente ci sposeremo. Non voglio essere più soltanto la tua amante. Certo che ci sposeremo. Del tuo. Sei matto, Templer. Ma sono io che li ho scoperti. Ma chi ti ha aiutato a nascondere le sacche? Chi ha catturato i muli? Potevo farmi aiutare da qualcun altro. Ah, sì? E i soldi che ti ho prestato in questi anni e che non mi hai restituito? Senti, Hagerman, ho fatto degli investimenti e ne ha tratto vantaggio tutta la comunità. Tu per primo, con i tuoi affari. Ho trasformato questo buco in un paese civile e prosperoso. D'altra parte ti ho sempre pagato gli interessi. Se è per questo, anch'io ho i miei meriti. Ho difeso la morale in ogni momento e tu lo sai. Non mi sono mai stancato di predicare il timore di Dio e delle leggi. Ma non stiamo parlando di meriti. Now we must divide this gold. È in parti uguali. O vuoi che litighiamo e ti tiri addosso gli uomini di Sorro? Ricattatore, ladro. Non offendermi, Templar. O guai a te. Sei un verme, non vedo l'ora di schiacciarti. A metà, ho detto. A metà. Ormai appartiene a tutti e due e non intendo subire i tuoi ricatti. La vedremo.
di farmi delle minacce. Non porti via niente, porto via la mia parete. È da stabilire qual è la tua. È già stabilito. Non me lo puoi impedire, è anche mio. Se te la scelgo, voglio quello che mi spetta. Non ti spetta niente. Entrare, signore. Cosa vuoi? Ho qualcosa da chiederle. Un favore. Mi hai svegliato. Ma è giorno fatto. Sì, signore. Beh, cosa vuoi? Perché non parli? Vorrei chiederle di portarmi via con lei. Con me? E dove? Non importa dove. Mi hai ricordato che anch'io dovrò andare da qualche parte. E non so dove. Lei sa sparare bene. Può andare dove vuole. Mi porti con lei. Una pistola non serve a niente, ragazzo. Perché te ne vuoi andare? Non voglio più stare in questa casa. In questo paese. Ci sarà pure qualcosa di meglio al mondo. Sì. Qualche volta ho incontrato qualcosa di meglio. Allora, glielo chiedo per favore. Non posso. Devo restare qua, proprio qua, in questo paese. Mi dispiace. Come ti chiami? Evan! Evan! Ma che succede? Guarda tuo figlio che cosa mi ha fatto! Tutti i vestiti nuovi che mi hai portato da Denver! Mi odia! Mi odia! È un criminale, ma finirà sulla forca come tutti quelli che stanno là fuori! Dai, calmati, te ne comprerò degli altri. No, non li voglio! Già, tu lo perdoni sempre. Non è tutta colpa sua, lo detesti anche tu, Florie. No, non è vero, non è vero, è lui che mi odia! Calmati, calmati, lo punirò. Evan! 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 Datemi una mano a tirarli giù. Lo sapevamo che non avresti dimenticato i tuoi fratelli. È ben fatto. È tutta la notte che si lamentano. L'aria era molto fredda stanotte.
vuoi dire? Che cosa? Com'è dall'altra parte, tu che ci sei stato? La grande prateria è piena di bisonti. Dicono che i pascoli siano liberi e abbondanti e che non si deve più combattere. Ehi, tu! Stammi bene a sentire. Chi ti ha detto di staccare quelle carogne? Credi di poter fare il comodo tuo? No, eh? Qui comandiamo noi. Non il primo rognoso di vagabondo. Devono restare appesi finché non cascano a pezzi. Questo è un paese di galantuomini. Ci piace l'ordine a noi. E loro devono dare l'esempio e marcire sulla forca. Ecco qua i tuoi 500 dollari. Tieni, è un consiglio. Vattene. Non ci piacciono gli stranieri, capito? Non ci piacciono gli indiani. Non ci piace la gente strana. Qui siamo tutti padri di famiglia e vogliamo le cose al loro posto. Le cose sane. Perciò vattene. Diciamo a te, sai. La grande prateria non è libera, sapete. Si combatte anche dall'altra parte. Allora hai bisogno di un cavallo. Lasciatelo! Ehi, tu, forestiero! Vieni un po' qua. Lo sai qual è la malattia più pericolosa? Ficcare il naso negli affari altrui. Non credevo che fosse un affare. Credevo che si stesse giocando. E infatti stiamo giocando. Il muchacho è nostro ospite. Lo abbiamo invitato a una festa. Sarà una simpatica cosa in famiglia. Difficile sottrarsi ai vostri inviti. Se è solo per questo sei invitato anche tu. Ti ho visto sparare laggiù al paese, spari proprio bene. Non ti puoi permettere il lusso di sprecare molti colpi con quelle pallottole così costose. Le uso solo nelle grandi occasioni. Da me le puoi trovare quando ti pare. Se cerchi lavoro, vieni al mio ranch. Che ne dici? Perché no? Si può sempre trattare. Spiegalo bene. Non aver paura di fargli troppo male. Pedro! Sì, padrone. Prendi un cavallo e vola. Corri subito da suo padre. Digli che voglio tutto l'oro che ha trafugato quegli stupidi banditi ammazzati al poblado in cambio della vita di suo figlio. Tutto, fino all'ultimo grammo. Vola e diglielo. Aspetto subito la sua risposta. Subito, padrone. Un cavallo! Muchachos, ci sarà oro per tutti! Che ne dici, tuo amico? Ho un'estrema fiducia nei sentimenti di un padre, finirà col pagare. Nel frattempo, il nostro muchacho sarà il pegno più grazioso per la nostra festa. Jonathan! Jonathan, che cosa aspetti a servire? Eccoci qua, è pronta! Guapissima! Bravo, Jonathan! Lascia che la batti! Fuori i coltelli! Fuori i coltelli, dai! Fermi! Non fate confusione! Ehi, tu, forestiero, siediti qui.
Mi sei simpatico. Ti voglio vicino. Hai visto come tratto i miei muchachos? Non ti tento a far parte della compagnia? Volete tirarvi indietro? A me la coscia! Lascia quel bambino! Ehi, dammi qua! Mangia, mangia e bevi e vedrai che ti sentirai nostro fratello. I piaceri della tavola aprono la porta ai sensi. I sensi alla fratellanza, la fratellanza alle imprese virili. Direi alle imprese criminali. Tenere prigioniero un ragazzo. Ma c'è forse qualcosa di più virile del crimine? Non mi dirai che tu non l'hai mai conosciuto. Spari troppo bene con la tua pistola. Sì, ho avuto anch'io degli amici. Se con loro hai compiuto qualche delitto non del tutto stupido, forse puoi capirmi. Mangiare, bere e contemplare la propria vittima. Non c'è niente di più sensuale. Puoi giurarci. I miei ragazzi questo lo sentono. Li ho educati da maestro. Guarda con che appetito mangiano, con che golosità bevono. E soprattutto come guardano il muchacho. Se devo pagare il riscatto, lo devi pagare anche tu. Hanno preso mio figlio. Che c'entro io? Il figlio è tuo e l'oro è mio. La mia parte non si tocca. Siamo legati allo stesso segreto e per questo siamo soci. Devi pagare anche tu. A me nessuno ha chiesto niente. Carogna, faresti ammazzare un innocente. Io non ammazzo nessuno. Io non c'entro. La disgrazia è capitata a te, come nel libro di Ezechiele. Lascia stare la Bibbia. Non cambia niente, Templer. Il mio oro non te lo do. Vigliacola! Fermo, Templer, o ti stendo! Te la farò pagare. Allora, dove siete? Si può sapere quando me la date questa risposta? Calmatevi. Servitevi pure, vengo subito. Ma allora, quando me la date questa porca risposta? Sorro, aspetta! Lo volete proprio far arrabbiare? E allora? Niente. Non ti ha dato la sua parte? No, non ha voluto. Allora dovresti essere tu lo sciocco che paga. Vuoi sacrificare un innocente? Ma che innocente? Cosa vuoi che facciano a Evan? È soltanto un ragazzo. L'hanno fatto per spaventarti. Tu penseresti di rischiare. Ma loro non lo possono sapere che hai l'oro, imbecille. E noi diamo tutta la nostra parte per un attimo di paura. Nega, nega! Mai ammettere. Nega sempre. Eccolo qua. Niente da fare, signor Sorro. Dice che è disperato, ma che l'oro non ce l'ha. Dice che non l'ha mai avuto. Ti supplica di rispettare per pietà i sentimenti di un padre. Ho del lavoro per te, forestiero. Ti do l'incarico di portare il cadavere del muchacho a suo padre. Lister, pensaci tu a farlo fuori. Un momento. Ho un'idea per cui il ragazzo potrebbe esserci utile. Mi incarico io dell'oro. Ci tieni proprio tanto al ragazzo? E tu ci tieni a loro? Va bene, va bene. Però la vita del ragazzo te la devi guadagnare. Dovrai spezzare le corde che lo legano a colpi di pistola, da 10 passi. Ma ti darò un handicap, come si fa per i cavalli che vanno troppo forte. Prima ti devi fare una mezza bottiglia di whisky tutto d'un fiato. Ci stai? (Ride)
Voglio vedere se sei anche un buon bevitore, oltre che un bravo pistolero. D'altra parte il muciaccio val bene una sbronza. Silenzio! Bere è come pregare, occorre del raccoglimento. Continua, continua. Bene, vedo che ce l'hai fatta. Ora devi sparare da 10 passi. Tutti! Quieto! Ti ha spaccato la mano, ti sei fatto fregare come uno stupido. Va bene. Mi piace molto la gente svelta. Il muciaccio è tuo, te lo sei meritato. Slegatelo. Cosa aspettate? Il nostro amico gli ha salvato la vita. Può continuare a vivere. Sei fortunato, ragazzo. Se dovevi contare su tuo padre, a quest'ora saresti già morto. Ora la tua pelle vale una pallottola d'oro. Tu, cos'è questo mortorio? Avanti, che la festa continui! Chi ha sparato? Non lo so, signor Sorro. È stato un colpo di pistola. Tu, svegliatevi! Le scarpe, non trovo le mie scarpe. Da dove è venuto il colpo? Da fuori, alle scuderie, signor Sorro.
Cosa è successo? È stata una stupida disgrazia. Giocava con la mia pistola. È una disgrazia che ha cercato questa. Mi dispiace per te, forestiero. Questa notte gli hai salvato la vita, ma lui ha rinunciato a diventare un uomo. Che uomo? Un uomo pronto a vivere senza paura. Un uomo che non si tiri mai indietro di fronte a qualsiasi cosa. Ha preferito il buio e il silenzio. Rimane sempre il lavoro che ti avevo offerto. Portalo da quella carogna di suo padre. Digli che mi dovrà dare l'oro che tiene nascosto. O i miei ragazzi torneranno a fargli visita. Porterò il ragazzo, ma io non credo che potrò servirti. Sono sicuro di sì, nel tuo interesse. Pablo, preparagli il cavallo. Non si vede nessuno. Non ancora. Ma perché tardano tanto? Allora? Lo sta portando il forestiero, sta arrivando. E che sai, cos'è accaduto? Ho degli amici al ranch di Sorro. Pare che sia stata proprio una disgrazia, Templer. Dio mio, Johnny. Eccolo, è qua. Prendetelo. Lasciatelo. Lasciatelo. Scrivati un padre come te! Tienilo! Tieniamolo! Hai le dosse! Aiutami, Billy! Ma che gli ha preso? Ha cominciato lui, il forestiero. Non ha nessun rispetto dei sentimenti di un padre. Bisognerebbe scacciarlo una buona volta. Eh sì. Lo dovrai mollare quell'oro, Templar. Lo dovrai mollare. Lasciamo andare via così? No, non farlo. C'è troppa gente adesso. Sanno che non puoi lasciare questo paese fino a che hai di quelle pallottole. Ne hai ancora molte da sparare. Quando avrai sparato l'ultima potrai dirci la verità.
Credo che abbiamo qualcosa in comune, noi due. Lo stesso nemico. Quel Templer è un uomo pericoloso, un violento. Sono stato minacciato da lui più di una volta. Ehi, ma perché non entri? Questa è casa mia. Non mi pare proprio che le case di questo paese siano fatte per ricevere ospiti. La mia casa è diversa. Se un forestiero è stanco e viene da lontano, deve poter riposare. Ti prego di entrare. Come mai ci tieni tanto? Perché ho paura. Sono stato minacciato. Tu sai sparare. Ho bisogno di protezione. Ti pagherò. Faccio tutto da me. Non ho servitori, non mi fido. I servi rubano, tu sapessi che paese. Su, su, mangia, che ne hai bisogno. Ti tratterò bene se stai qui. Tu non mi crederai. Ho fatto del bene a tutti, ho aiutato tutti e adesso ho paura. Una persona onesta non può dormire tranquilla in questo paese. Tu vivi solo? Purtroppo sì. Beh, è come se lo fossi. C'è sempre una donna alla finestra. Ah, l'hai vista allora? Sì. È mia moglie. Ma è come se non esistesse. È pazza. La devo tenere chiusa nella sua stanza. Non fa male a nessuno. Ma non ragiona. È come una bambina. Soprattutto per lei ho paura se mi accadesse qualcosa. Gli uomini di Sorro sono dei predoni ai quali può sempre far gola una casa come la mia. E Templer, tu lo hai visto che razza di uomo è? Tra l'altro è uno che vive pubblicamente nel peccato. Forse per questo la mano del Signore lo ha voluto colpire con la morte di suo figlio. Ahi, con quella donna, quella Flori, non è sposato. La loro convivenza è sempre stata uno scandalo. È buono, ti piace? Voglio uscire! Scovate il forestiero e ammazzatelo. Non deve passare la giornata di domani. Ci sono sempre quei due indiani fra i piedi. Bisogna trovare una scusa per provocarlo. Fate come vi pare, ma domani sera io voglio il forestiero morto, capito? D'accordo, padrona. Ci penserò io. Ecco qua, è un buon letto. Non lasciarmi solo e non addormentarti. Hai sentito? Così, senza spegnere. Puoi riposare e stare allerta. Ho sonno. Ho sonno e dormirò. Domattina voglio andarmene via presto. Buonanotte. Buonanotte, ho detto. Thank you.
Allora è vero che sei qui. Ho sentito la voce, i passi, i rumori. Non mi riconosci? Sì, ti ho visto alla finestra. Ti facevo dei segni e non capivi. Che cosa volevi dirmi? Di andartene, di tornare indietro. Questo non è un posto per te. Tu sei diverso dagli altri, sono sicura. Non puoi stare qui in questo paese. Almeno tu devi salvarti. Salvarmi da che cosa? Dalla morte? No, da qualcosa di più terribile. Perché vivere qui è spaventoso, sai. Guarda me. Come ti chiami? Elizabeth. Sei malata. Non è vero. È lui che mi fa credere pazza. E io ho accettato. Ma perché? Che cosa hai fatto? Perché mi sono innamorata di un altro. Tanto tempo fa. Ed allora mi tiene chiusa in quella stanza. Dunque non sei pazza? Sì che lo so. Non capisco. Sì, perché ho tanto bisogno d'amore. E lui ti ha aperto. Ma perché? Perché gli deve difendere la casa, i soldi, la sua roba. E ora dov'è? No, non farlo, va via. Finché sei ancora in tempo. Davvero mi vuoi baciare? Sono gli uomini di Sorro. Armatevi e mettetevi alle finestre. Ma non sparate, via. Fermi con i calabri. Templer! Apri subito! Templer! Che facciamo? Loro. Ce lo troveranno. Dobbiamo nasconderlo. Perdiamo più tempo. Buttate giù la porta. Carlos, Pablo, Heinz, Jonah, fatevi sotto. Tenete i cavalli voi. Porca! Dateci dentro! Sera da visita questa. Il salone è chiuso. Siamo in lutto. Sentitelo, sembra quasi vero. Avanti, ragazzi. Datevi da fare, perquisite la casa. Ah!
Allora, vuoi parlare o no? Dove l'hai nascosto? Vi ho lasciato frugare dappertutto perché vedeste con i vostri occhi. Ora avete visto. L'oro non è qui. E sapete perché? Perché l'oro è in casa di Ackerman. Ce l'ho a lui. Se menti, guai a te. Sono qui. Stanno arrivando. Salvami. Sono qua sotto. Guarda. No, non affacciarti. Ti ho ospitato per questo. Spara. Difendimi. Mi hai fatto venire qui per difendere la tua casa, tua moglie, la tua pelle, o hai qualche altra cosa da difendere? Qual è la cosa? Non lo so. C'è una luce accesa laggiù. Ehi, vai, ci divertiremo. Ecco, c'è Willy. La casa è questa. Ackerman! Ackerman! Tira fuori l'oro, se non vuoi fai! Ecco qua cosa deve difendere. Daglielo, daglielo, amore. Disgrazia, non voglio che ti facciano del male. Ma che cosa fai? Lasciala! Ackerman! Ackerman! Apri! Sappiamo che ce l'hai tu! Apri! Guarda là, c'è qualcuno! Aprici, Ackerman! Tembler ha parlato! Tira fuori l'oro! Non farci perdere la pazienza! Ma non è lui, Willy! Attento! È il forestiero! È l'oro! È l'oro! Sparate! Sparate! Eccolo! Prendetelo l'oro! Sparate! 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 Maledetta Baldracca, un serpente che mi è cresciuto in casa, insieme con quel bastardo mezzo sangue. È così che mi ha difeso. Vi schiaccerò tutti e due. Vedrete chi è Ackerman. Cerca di dimenticare, non soffrire così. Ma l'amore, allora, non serve proprio a niente. Non ti può aiutare.
È impossibile l'amore. Finché nelle strade cammina certa gente. Sì, è vero. Li vedo sempre dalla mia finestra. Sono orribili. La mia pistola. Ho dato a voi il potere di camminare sopra serpenti e scorpioni e sopra ogni potenza del nemico e niente vi nuocerà. Chiunque tra voi voglia essere grande sia vostro servo e chiunque tra voi voglia essere primo sia servo di tutti, perché lo stesso figlio dell'uomo è venuto non per essere servito ma per servire e dare la sua vita come prezzo di riscatto per molti. Dammi qualcosa da bere. L'ha presa lui mentre dormivamo. Perché? Dov'è andato? Devo trovarlo. Non è solo lui. Sono tanti, sono troppi. Ho paura, non ti lasceranno tornare. Vuoi che resti? No, solo tu li puoi affrontare. Devi andare. Ricordati, se non mi porti via da questa prigione, per me è finita, sono perduta. Hai visto come l'hanno imbottito? Proprio bene. Lo strano è che ha lasciato la pistola. Il caricatore è vuoto. Mi sembra di conoscerla questa pistola. Ehi, aspettate un momento. Ma è una pallottola d'oro. Ah,
assassino. Cosa aspettiamo a farlo fuori? Forza! Forza! Questa è la volta di farla finita. E Fleury? Dove si è cacciata Fleury? Non l'ho vista durante tutta la mattina. È sempre stata una poco di buono. Sono convinto che c'entra anche lei in questa faccenda. Su, andate, prendete i fucili. Sì, andiamo. Vieni, vieni! Ehi, voi! Voi! Presto, venite qua! Oddio mio, è accaduta una cosa spaventosa. Ancora non riesco a crederci. Hagerman ha ucciso Templer e voleva uccidere anche me. Io però sono scappata. Ho tanta paura. Soltanto voi potete aiutarmi. Com'è successo? Al saloon. Eravamo appena tornati dal funerale. Sono nei guai, sapete. Incolperanno me della morte di Templer. Che cosa può valere la mia parola contro quella di Hagerman? Non eravamo neppure sposati. Mi ammazzerà o mi farà ammazzare. Vorreste diventare ricco? Che intendete dire? Siate chiara una buona volta. Sto dicendo sul serio. L'oro. L'oro di Templer. Se voi mi aiutate, faremo a metà. Dove si trova? È nascosto al cimitero, nella bara di Evan. Io non avrò mai il coraggio di andarlo a prendere. Ma vi assicuro che ce n'è tanto da poter vivere di rendita tutti e due. Se qualcuno osa toccare la bara di Evan, guai a tutti voi. Non ti basta quello che è stato fatto? Siete marci. Più marci di qualsiasi cadavere. Quell'oro non appartiene più a nessuno. Ma non capite che è l'unica salvezza per me? Come potrò lasciare il paese? Siete pazzo! Mi uccideranno e uccideranno anche voi. Vecchia Colt. Allora, siamo pronti? Andiamo, su, muoviamoci. Facciamola finita con quel bastardo. Lo faremo ballare sulla forca. Questa volta ci divertiamo. Proteggiamo le nostre famiglie. Torni l'ordine nel nostro paese. Schiacciamo questi bastardi. È giusto, parole sante. Facciamo un bel repulista. Cerchiamo dappertutto. Siamo tutti insieme. Non disperdetevi. Non vedi nessuno, Larry. Dobbiamo fare il giro completo. A morte. Andiamo a menare laggiù. Tutti insieme. A morte. Ehi, Greg, che c'è? Che si debbano vedere in giro in un paese come questo degli sporchi indiani. Eccoli là, i due musi rossi. Cominciamo con loro. Bisogna ripulire il paese dai cani, dagli indiani e dai forestieri. Vediamoli al grande spirito. Sì, sotto, facciamogli la festa. Addosso. Cane. Non sparare. Sarebbe un peccato. Da tanto tempo desidero uno scalpo. Bravo, dove hai visto parato? Che parrucchiere perfetto? Ah, sì, ci sai fare. Ha fatto flop. Deprisa, te busca, quiere matarte. Dov'è il tuo compagno? Lo ha matato. Ah.
vada! Correte! Andiamo! Da questa parte! Andiamo! Fermati! Non puoi scappare! Dai, Willy! Picchia! Tiratevi indietro voi! Quest'uomo è nostro! Al corpo! Traditore, ora farai i conti con Zorro! Dov'è? Cosa gli hai fatto? Ti preme molto, eh? È finito tra le grinfie di uno che, se è possibile, lo odia più di me. Vieni qui! No! Vieni! No! Di qui uscirai solo morta, sgualdrina! Fermati, Carlos. Basta così. Dunque non vuoi deciderti a parlare, che stupido. Ti avevo offerto un posto tra i miei ragazzi, mi eri piaciuto. Potevamo essere amici. E tu invece hai preferito fare il doppio gioco. Voglio sapere dov'è l'oro e tu me lo dirai. Non è per l'oro, ma perché mi hai deluso, profondamente deluso. Certo. Potevi essere uno dei nostri e tu hai preferito difendere la casa di quel borghese. Metterti al fianco di quella donnetta. Ma ora ti costringerò a dirmi tutto. Carlos, perché non lasci in libertà le nostre bestiole, i nostri persuasori occulti? Noi ora ce ne dobbiamo andare, ma non ti lasceremo solo, sai? Sarai tu stesso a sceglierti la compagnia. Di un po', cosa preferisci, il serpente dei sassi, il vampiro o la lucertola nera degli abissi? Ti ripeto, puoi scegliere. Avrai tutto il tempo. Carlos, hai fatto? Ce ne andiamo. Lascia perdere la messa in scena. È inutile, Zorro. Tanto non mi avrai mai. Parlerai. Parlerai. Ho fatto crollare gente molto più dura di te. Goditi la tua solitudine. Andiamo, Carlos. Lasciamolo solo. Andare! Il nostro prigioniero ha parlato finalmente! Su, partite! L'oro è nascosto al cimitero! Cercate!
frugate dappertutto e tornate presto! Su, andate! Hai un po' di conversazione, amico? Ti senti solo? Ti manca la compagnia? Il cimitero. Il cimitero. Dovrebbero tornare prima che faccia il giorno. È ancora presto. Non bevi un goccio? Una vecchia canzone con il mio flauto. Bravo caporale! Dammi da bere! Da bere! Da bere! Da bere! Vecchio ubriacone, vengo subito! Puoi capire, non c'è che l'uniforme per far belli i ragazzi. Belli e perversi, sempre con la morte vicina, eh? Toh, bevi, vecchia spugna. Hai più vizi di me. Ancora? Maledizione! Non c'è niente qui dentro! Siamo stati ingannati! Eppure l'oro è nascosto qua! Il forestiere ha parlato! È qua! Lo dobbiamo trovare! Avanti! Prendete le pale! Cercate! Frugate! Schiavate! Lo dobbiamo trovare! Su, forza! Dateci dentro! Spaccatevi le schiene! Fredda, prendine più che puoi. Vieni, svelto. Ah.
piano di sopra. E sotto? Guarda sotto. Ha preso fuoco la scala. Ma come è stato? Guardate che fiamme, fate qualcosa. È tutto a fuoco, anche il pian terreno. E chi si avvicina? Sentite che calore. Rimessa? Su, presto, andate. Ringraziamo il Signore che non ha preso fuoco la parrocchia. Mai visto scendio così forte. Peccato, era una casa niente male. E Hagerman, dov'è finito? Non lo so. Ora, con tutta la gente che gli deve dei quattrini, sai com'è, se restasse dentro, farebbe comodo a Bull. Sentite che calore. Fortuna che è isolato. Già, poteva andare a fuoco tutto il paese. Tiriamoci indietro, è pericoloso stare qui. Ah, può crollare da un momento all'altro.